Errati, magari sto alla moglie. Oh no. Oh no. Buonasera a tutti e ben ritrovati su Rubaldo Gamer. Qua siamo sempre su Liars of Fear. E se vi siete persi il precedente episodio, vi consiglio veramente di andare a vedervelo. È stato il delirio. Perché sono qua e non sono nella stanza del dipinto? Perché ho deciso di frammentare l'episodio per non essere troppo lungo. Ebbene, c'è una chiamata in corso e andiamo a capire chi è che ci sta chiamando. Oddio, adesso questo cade, sì. Ciao. No, sono caduto anch'io. Vabbè, raga, oh. Peccato. Volevo continuare a rispondere. Bella questa stanza. Bello anche questo nanetto. Complimenti. Complimenti vivissimi. Siamo di nuovo nello studio. Ritiriamo. Ok. Ah, possiamo riprendere, ok. E allora andiamo dritti. Era una trappola, non ci voglio credere. Fantastico. Questa volta è caduto al 100%, ma noi non cadremo di sotto. Perché io voglio rispondere. Oh, merda. Non l'hai mai fatto e mai lo farà. Ah, non l'ha mai fatto. Oddio. Forse è meglio andarcene da qua. No. Quindi quello sta squillando. Sì. E io come ci arrivo? Oh, merda. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Nuovo codice. E io come ci arrivo là? È bello questo ritratto, sì. Ah, ok, certo, dobbiamo chiamare. Quindi 3, 5 e 4. Ok, cambiato tutto. Ma che cos'è questo gioco? Oh, cazzo. Ok. No! E quindi? Che cazzo? Oh no, non ci credo. Sono morto di nuovo. Oh, è qui, eh? È qui. Come te lo meriti tutto? So cazzi. Guarda come si scioglie, lo ammiriamo. Un dito. Questo è malato. Un dito, avevo bisogno di un dito. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Ma vi rendete conto? Ok ragazzi, possiamo dare un'altra spennellata. Qui ci siamo quasi, perché siamo al penultimo tocco di vernice. E quindi mi posiziono come sempre in una posizione, diciamo, ideale per farvi vedere meglio, diciamo, quello che uscirà da questo dipinto. Vediamo un po', via. Oddio, sta distorcendo. Ah no, è la moglie. Ed è sicuramente lei che ci sta perseguitando, ragazzi. Qui dentro non c'è niente. Bene, io direi di continuare un altro pochettino e vediamo un po'. Prova e riprova. Prova e riprova. Questa stanza l'abbiamo già vista e rivista, tra l'altro. C'era una volta un uomo con la passione in petto, ma poi sua moglie trascurò il suo aspetto. Il suo viso era osceno, ma lui non poteva fregar di meno. Lei odiava l'uomo con la passione in petto. Direi che meglio di così non si poteva... Oh, merda. Ecco il ritratto.
Cosa c'è là dietro? Cosa c'è là dietro? Oh. Oddio, oddio mio. Che stai calmo, eh. Ok. Cos'è questa roba? Cosa sta succedendo qua, raga? Brutto. Aia, le orecchie. Ah, raga. Che cazzo. Scusate, ma le devo togliere. È davvero devastante. Non so per voi. Ok, c'è un topo morto. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Cioè, litigavano di continuo per ogni cosa. Pieno di ratti. I ratti magari sono la moglie. Oh no! Oh no, cos'è? Addio. Arrivederci e grazie, mogliettina. È stato bellissimo incontrarti. Che zona è questa? Non mi piace. Non mi piace. C'è una po'. Quindi io la guardo e casco, guarda, Ehi. Sì, vabbè, buttiamoci. A porta, perché non ci buttiamo? Normale. Che diavolo? Che diavolo è? Oh, merda. No, brutto segno questo. E vabbè. Bruttissimi segni questi. Dove siamo? Sono curioso. Sono curioso e adesso vediamo, ragazzi. Ah, questa musica. Basta. Oddio. È fortissimo l'audio. Porca miseria. Mi dispiace, ragazzi, che sia così alto. Però. Ok, vediamo un po'. Ah, ok, mi sono calato così easy. Anche io non so, sono un po' masochista, a dirvela tutta. Dove mi sto buttando? Nelle tenebre. Mamma mia, questa roba. Ehi, che è? Ah, qui è quando stanno curando la moglie con le bende perché è bruciata. Fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Ok, ragazzi, si può decidere di tornare indietro, ma avrebbe senso tornare indietro? No, andiamo avanti. Andiamo avanti e capiamo cosa sta succedendo. Sei ancora a dipingere? No, la tavoletta! Brutto segno questo. Egregio signore, mia moglie sarebbe onorata di suonare al suo matrimonio. Ci chiami questa sera e ci occuperemo dei dettagli. Il nostro numero è 363. Questo è un altro numero, vediamo. 363 853. E ne manca qualcosa. Speriamo di risentirla presto. No, scusa, qua ci deve essere qualcosa. Allora, 3. I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting,
immortal. Che è sta porta così? I finally figured it out. And it's all thanks to you. You've showed me that there's no other way. Even now, your sad smile confirms what should have been obvious. We will not speak again. La moglie è questa. Che bella. Parleremo mai più. Qui ci sono tutti gli oggetti. Vorrei poter fare tutto ciò che le madri fanno e dirti che i mostri non esistono, ma non sarebbe la verità. La vita può creare cose di squisita bellezza, ma può anche trasformare in esseri orrendi, egoisti, violenti, mostruosi. Mi addolora dire che tuo padre sia diventato uno di questi mostri e ho paura che la malattia che affligge la sua mente abbia perso anche il controllo della mia. Mi strugge pensare in che situazione ti abbia messa. Non esistono scuse. L'unica cosa che ti chiedo, anche se non so di averne il diritto, è quella di provare a perdonarci. Disprezzo ciò che è diventato tuo padre, ma lo amo e compatisco allo stesso modo. Spero solamente che tu possa trovare nel tuo cuore gli stessi sentimenti per lui e per me. Vorrei poterti vedere sbocciare in una forte, bellissima donna. Vorrei poter essere lì con te, ma non posso. Questo è l'unico modo. Addio. Madonna. Un gabinetto? È una vasca. Ah, dove sei suicidata? Si è tagliata i polsi. What is taking so long? Open this fucking door! Non ci credo. Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Che cavolo? Oh mio Dio. Eccola là. Sapevo che quella era la moglie. Vado. Ancora? Che vaneggio, raga, un viaggio a maxi trip proprio. Che vaneggio. Moriamo annegati. Oddio, questa è la figlia. Dove cavolo siamo? Ok, nel bagno. Finally, someone had to bear witness. Oh, I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. Questa è l'ultima prova. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Mi sa che questa è la fine, ragazzi. Dopo così tanti gameplay che abbiamo fatto, ci siamo arrivati al dunque. Ah, ecco, non è finita qua. Una partita a scacchi. Ok, una pedina. Dobbiamo ritrovare le pedine. Eccone un'altra. Che figata, guardate che boom, si può spingere. Sì. Oddio.
Un topo gigante è morto. Sì. Un'altra pedina. Oh, cazzo. Ma che è? Eccolo. L'abbiamo trovato. Era ben nascosto. E che è? Un cuore. Ci avviciniamo. Avviciniamoci. Ok. Ecco qua la mossa. Di nuovo. Si sale al piano di sopra. Ecco la pedina. Con chi pensi di stare giocando? Non lo so. Non lo so con chi sto giocando. Questa è nuova come area. Il forno. Cosa ho preso? Ok, si è aperta questa stanza. Il cuore. Oddio. Ecco qua. Che è questo vaneggio, ragazzi? Siamo finalmente alla stanza del dipinto, raga. Siamo... ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti dal vaneggio. Non ci credo. Siamo alla fine. Io do l'ultima spennellata, ragazzi. Ci siamo. Al mio 3. 1, 2, 3. Spolliciate per questo video, ragazzi, che ci siamo. Andiamo. Vediamo un po'. La moglie. Yes, that's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. Oddio. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. Oddio. Mi sa che non rideremo più. Impazzito. Che sta facendo tutto da solo, ragazzi. Vediamo un po'. Minchia. Ne ha fatti un paio in pratica. Cioè, che vaneggio è? In pratica ne aveva fatti un milione. Ok. Perché gira tutto? Oddio. Sta girando tutto, raga. Ci fa vedere tutta la sta. Tutti i ritratti che aveva fatto.
tutta la casa, eh. Madonna, raga, possiamo rigirarla tutta. Raga, la prima volta che posso girare liberamente in una casa è... mo son cavoli, perché... non sai più veramente cosa dovresti fare. Le chiavi ho preso. Mia carissima moglie, so che i mesi passati sono stati devastanti, so che avrei dovuto darti maggior supporto, più premura, più attenzione. Ancora non riesco a credere ad alcune delle cose che ti ho detto. Credo di non essere stato fatto per essere un buon marito o padre. Pensavo di poter essere un grande artista, ma anche quel sogno si è concluso. In sua mancanza farò del mio meglio per trattarti con tutto l'amore e la comprensione che merita. Sei l'amore della mia vita, la mia musa. Non leggerai mai questa lettera, mi dispiace tanto. Cos'è questa? Ah, ecco qua. Stanza del dipinto. Di nuovo. Due bauli. Qua. Oddio, è ritornata la luce così? Tutto chiuso. Ok, va bene. Che casi... ma non ditemi tutto da capo. Vediamo. Ok, ok. Ragazzi, cioè, questo è un titolo veramente angosciante. In pratica quest'uomo tornava tutte le volte a rifare questo dipinto fino alla nausea, fino all'infinito. Ok ragazzi, con la chiusura di questa serie e di questo video vi dirò che non è l'ultimo video che faccio in assoluto, ma voglio portare per forza un titolo dove, diciamo, documentandomi, anche facendomi delle mie idee, porterò, diciamo, tutta la teoria e la storia vera di questo Liars of Fear per avere ancora più chiaro l'insieme. Ma già io un'idea me la sono fatta abbastanza con questa fine. In sé è un titolo veramente semplice, però incute con le sue musiche, con le sue ambientazioni, un vero terrore. Quindi ragazzi, se vi è piaciuta questa serie, a me veramente tantissimo mi ha messo ansia, soprattutto negli ultimi tre video di questa serie mi hanno messo veramente molta tensione. Spero che, insomma, per gli amanti di questo genere sia stata una bella storia che ho portato. Io sono soddisfatto di averla terminata ed di aver fatto questo viaggio insieme a voi. Purtroppo è finito qua, ma come vi ho già detto ritornerò. E quindi niente ragazzi, voglio tantissimi like per questo video che era il finale di stagione. Condividetelo con tutti i vostri amici, fateli iscrivere al mio canale e se non siete iscritti iscrivetevi ovviamente anche voi. E con questo era tutto ragazzi, ci vediamo sempre qui sul canale di Robaldo Gamer con una prossima puntata. Bella a tutti!